non era solo un amante giocatore. Giacomo era anche un grande sognatore e sognava. Giacomo faceva dei sogni bellissimi, così belli che a volte diventavano orribili incubi. La compagnia della calza e i personaggi della danza macabra che seguirà dopo il vostro trapasso. Aldo Doge Nono! Il cospetto di Nostra Signora, la morte, la chiesa coi suoi crocefissi, arriva dopo la fame un altro terribile flagello. Lo sapevate che arrivava qui, stasera sì, lei, tornata dal buio del secolo di Venezia, la peste! Thank you.
Ciao. È una manifestazione tipicamente veneziana. Abbiamo cercato di costruire voce nell'ambito del carnevale. Mi dispiace, i mezzi che ho sono questi. No. La mancano la manifestazione. No, benissimo. Va bene così? Specialisti dell'arte della guerra hanno inventato una serie di tecniche di combattimento. Dovevano combattere. Thank you.
Einladung zum Totentanz, der nach vielen, vielen Jahren wieder zelebriert wird. Magischer Mittelpunkt dieser düsteren Zeremonie ist für alle Masken diese Brücke. Welche Bedeutung hat diese Brücke? Das ist die Brücke des Übergangs. Es ist die Brücke, die vom Leben zum Tode führt. Eine symbolische Brücke, magisch. Sie wendet Unheil ab. Und dient vor allem dazu, den Zeiten, in denen wir leben, den Teufel auszutreiben. Und warum habt ihr die Tradition des Totentanzes wieder aufgenommen? Ich denke, es gibt eine Notwendigkeit, die aus unserem Tiefinnersten kommt, mit unseren Ängsten fertig werden zu wollen, mit unseren Komplexen. Und ich denke, die Leute haben das sehr wohl verstanden. Tausende sind über die Brücke gegangen, als ob sie ein Pilgerpfad wäre. Aber das ist sie nicht. Sie ist eine Zauberbrücke. Thank you.
bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, è sempre uguale e è tutto diverso, è splendidamente innaturale, incongruamente lussurioso, è bellissimo, è bellissimo. Perché? Perché? Perché chiedete voi? Com'è possibile? Giancarlo Casanova, un uomo solo, un solo uomo, come poteva essere al tempo stesso giocatore, agente segreto, scrittore? Come poteva amare donne di tutte le arti, di tutte le età? Com'è possibile una cosa del genere? Da dove traeva tutta questa energia? Noi, della compagnia delle case degli antichi, abbiamo svelato il mistero. Noi sappiamo il segreto di Giacomo Casanova. Giacomo Casanova non era un solo uomo, non era un uomo solo, ma erano due gemelli eterozigoti, uguali ma diversi, uno il braccio, l'altro la mente, uno splendidamente eterosessuale, l'altro inevitabilmente, drasticamente omosessuale. Questa storia non è credibile e io posso raccontarvi per fare.
esatto. Mi sento diversissimo, bellissimo. Siamo bellissimi. Io avevo una famiglia prima di questa cosa. Avevo una moglie. Adesso ho due fratelli ricchioni e sono una litio pediatra. Gentili spettatori, gentili spettatrici, buonasera dal vostro Lillo Gruber e benvenuti a questa edizione straordinaria del TG 700. Come? 700, ma dice sordo! Cominciamo con una notizia appena giunta in redazione. Denunciati brogli alle primarie in corso a Venezia. Eccola. Venezia. Ti vedi? Io so cosa può nuocere o ciofare ai giovani. Soprattutto a Venezia, che è il posto più pericoloso di tutta una beffa, la beffa dell'osso grosso di Casanova. Hanno cercato le ossa di Casanova per portare a Venezia, non ci sono, tutti lo sanno. Questo signore ha vinto l'osso grosso, ve lo mostro, questo è l'osso grosso. Cinque schei, la pesetta leopardo maculata, perché serviva per pulirsi due altri dice il culo, no, sbagliatis, errore che fa tutti quelli della vostra epoca, maleducata, e adesso vi spiego perché è maleducata, perché il leopardo non serviva per pulirsi il culo, il leopardo serviva per pulire il dito che puliva il culo. Quella cosa terrificante per l'umanità che se la carta igienica, la carta, la cellulosa, ancora per far libri chi dura, per far giornali ancora riciclabili, ma la carta igienica penseve e la signora quanti alberi che se andai di sboscai per ne darsi il suo culo. Voi altri che se qua per ne darvi il culo che avete sboscato il bosco del Cansiglio, l'umanità intera per ne darsi il culo se Dio di sboscare la foresta amazzonica. E così viene fuori il buco dello sonno, panne tassa il buco del culo. Marchita Polo, sorella gemella Mona Zigota, il mio fratello Marco. Beh, buonasera. No, perché brava, che capito tutto. Marchetta, se non ci fossi stata io, non ci sarebbe neanche lei stasera. Io ho aperto la strada e tutti i marciapiedi che sono sparigliati e ce l'ho vista abbastanza. Cos'è? La professione l'ho istituita io. E sapete dove è nata? Nella strada.
Mi sono bella ancora? Bellissima. E allora, per non turbarsi, i marinai, i mozzi, i capitani, mi segregavano nella stiva. E poi abusavano di me. Quando ho capito che tutto sommato noi donne sappiamo anche come non farci abusare, ho cominciato a fare i soldi. E ho fatto, mi sono fatte le amiche, le uniche che potevano stare al mio fianco e alla mia altezza, i pantegani. E lo portai con me dappertutto. Avete presente il ferraio magico? Beh, mica ho cosato del magico per tutte queste pantegane che seguiva a profusione. E così che sono diventata una donna navigata. Transatlantica. E poi sta baffa, sto baffo, sto coso, spicca strai, già! Che sei una cosa bella, importante nella donna. E ve la racconto così. Mia donna che ha una cosa tanto buona, che tutti la vorria, tutti la bra. Con tanti vari nomi la seguiamo. Ma il più bello di tutti, sapete, dice voi, se ha 1, 2, 3, nella vetrina di un macellaio anche le spennate galline si mettono in maschera. Già nel negoziante in cella frigorifera si trasforma. Altro che mucca pazza. Proprio macellaio pazzo. Aiuto, aiuto, ti rapiscono! Una vena di allegra follia nella città lagunare. Gianni non è l'unico che in questi giorni si traveste e si diverte tra le calli. Che mi ho già visto! Che, ma non corre che il mio disami, no, soffre di flatus ventris, flatulenze, ventosità anali, in venezian scorese. Per guarire che se tanti metodi,
Però è il gentussi vestito ben, che mi so che il galandare è Fenice e al Florian. Non puoi disturbare il prossimo. Allora i veneziani che inventa un strumento meraviglioso che si chiama bandera. Esattamente uno così consato può andare anche alla Fenice, togliendo il tempo della musica o dei cantanti, non si sente il rumore, la spusa va tutta qua dentro, non disturba i vicini, è libero sotto il mantello, quando si finiva il concerto esce all'aperto, tira spaghetto, si versa come un vaso di Pandora col contraccolpo e corre fin casa. Tale vanvera viene venduta a soldi 60, fatta su misura in tutte le salse, in tutti i colori, in tutte le misure. Al Signore gliene ordiniamo 6 di tutti i colori. Nella sua scintillante potenza, l'uomo più forte del mondo, Mr. John Matthews, from Chicago, Illinois. Mr. John Matthews, la prego venga a farsi ammirare in tutta la sua vergogna, pardon, potenza, venga a farsi vedere. Come potete notare, Mr. John Matthews fu dotato da madre natura di una corporatura fuori dal comune, prego in passerella, grazie, e di una porta straordinaria capace di fargli compiere delle imprese assolutamente impossibili da parte di ogni altro essere umano. Come quella volta che a Pasadena, postosi a cannone sui binari della ferrovia, riuscì a fermare un direttissimo in corsa con 24 carrozze, con la sola forza di suoi possenti glutei. Ed ora, signori, come vedete, gli attendenti con il capo Bagnino Aldo hanno portato un attrezzo. Io sfido chiunque del pubblico a venire qui a sollevarlo. Sono 350 kg che solo John Matthews from Chicago, Illinois, riesce a sollevare come se fosse uno scherzo. E come il suo fisico vi ha dimostrato e come egli sa di poter fare, vorrei pregare un rullo di tamburi dal maestro della nostra orchestra e un silenzio assoluto, totale, per consentire al nostro eroe, al nostro artista, all'uomo più forte del mondo, e lo sarà veramente, di sollevare questo peso. Prego maestro, rullo di tamburi. Straordinario, straordinario, Mr. John Matthews. Senta, ma noi vorremmo sapere qual è il segreto della sua inimitabile forza. Re, sega dono. Ma è incredibile. E lei con questo sistema è riuscito a compiere questi miracoli? Sì.
de las mujeres son putas. Hey, hey, hey. Oh, je voulais plaire parce que j'ai pleuré, j'ai souffré toujours. Alors j'ai commencé à rechercher quelqu'un de plus petit. Mais tes amis sont tout grands.
giustamente diceva Luca, che ha una certa età. Orchestra disorientata da Oriente, i Biencaioni. Da dove venirà secondo Tibi dell'orchestra? Ma secondo me sono discendenti del fiero popolo dei Circassi, ma non ne sono sicuro. Che meraviglia! Oh, incubi!